Sì, buongiorno. Controlli sulle norme anti-Covid, dispositivi di sicurezza, criminalità organizzata, immigrazione e non per ultimo gli incendi che stanno devastando quasi tutta l'Italia. Sono questi i temi principali di cui si parlerà oggi al consueto Comitato di Ordine e Sicurezza di Ferragosto. L'anno scorso a Milano la regione era la Lombardia, quella che era stata più colpita dalla pandemia, per questo si era scelto il capoluogo lombardo e invece quest'anno la Sicilia con il capoluogo Palermo. Quest'anno dicevamo si tiene in prefettura, alle 10.30 inizierà. Prima delle 10.30 il ministro Luciano Lamorgese si collegherà con le sale operative di tutte le forze dell'ordine e di polizia per ringraziarle del lavoro effettuato dall'inizio dell'anno fino a oggi. Pensiamo soltanto al grande lavoro che stanno facendo i vigili del fuoco in queste ore per spegnere i numerosi roghi che sono in tutta Italia, ma adesso mi giungeva anche notizia di un volo dell'aeronautica militare che sta portando un ustionato grave, un anziano dalla Calabria per appunto le cure di rito e quindi questi diciamo, saranno gli argomenti principali. Alle 12.30 invece si terrà una conferenza stampa e noi vi terremo informati anche di questo, probabilmente la faremo anche in diretta. Per il momento da qui è tutto, vi aggiorniamo più tardi. A voi la linea.